dimostrata e quindi il tribunale ha riconosciuto la sociale, la pericolosità sociale qualificata del soggetto e quindi ha applicato il sequestro dei beni e la sorveglianza speciale. Con riferimento al sequestro dei beni, quello, chiedo scusa, alla confisca dei beni, quello scatta quando si dimostra la sproporzione tra i beni posseduti e i redditi dichiarati. Ecco, nella fattispecie, la sperequazione economico-finanziaria di questo imprenditore è stata ampiamente dimostrata e documentata, talché siamo arrivati alla conferma di quelli che erano i provvedimenti di sequestro precedenti. E quindi abbiamo eseguito proprio in queste ore la confisca di quote di partecipazione di due società che sono entrambe ubicate a Villa San Giovanni e che operano rispettivamente nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e nel settore della ristorazione, anche a bordo di navi traghetto. Le società sono la CAP Service SRL e la TRP Group SRL. C'è anche una ditta individuale, l'intero compendio aziendale di una ditta individuale che gestisce un'attività di produzione di pane, una panetteria. Poi, oltre agli aspetti, diciamo così, societari, sono stati individuati e aggrediti anche i beni immobili, che sono complessivamente 13 fabbricati tra ville, appartamenti, attici, terreni e garage, tutti ubicati a Villa San Giovanni. Abbiamo confiscato anche un'autovettura di lusso, una Porsche Carrera 911, una imbarcazione da diporto a motore, ovviamente anche diverse disponibilità finanziarie. È stato questo un accertamento impegnativo perché abbiamo prodotto degli elementi diciamo così, indiziari a carico del proposto, a carico del Passalacqua, in due fasi distinte. Infatti, i sequestri del 2015 intervengono in due momenti diversi, nel giugno del 2015 e poi a dicembre del 2015, dopo che avevamo individuato ulteriori beni riconducibili al proposto. Devo dire che questa operazione è l'ennesima attività di ablazione patrimoniale che ha caratterizzato, diciamo così, la nostra attività nel corso del 2015 e in tutto sono ben 15 provvedimenti eseguiti quest'anno. Volevo solo così brevemente ricordarvi distintamente i provvedimenti di sequestro e quelli di confisca. Quelli di sequestro sono, e lo ricorderete senz'altro, quelli di Sigla di Pietro, Matacena Amedeo, Sergi, Tassone, Cianci, Pesce Rocco, Nucera, Iamonte, Serra Michele e Aricò Rosario. Invece le confische che abbiamo eseguito sono quelle di Grillo Brancati, Verdiglione, Gambello, Oliveri, secondo grado, Corte d'Appello, e Passalacqua Domenico, quello di oggi. Come vedete, la produzione operativa del nostro ufficio è stata sempre molto importante perché questo è un settore strategico per il contrasto dell''ndrangheta in questo territorio difficile che è quello reggino e calabrese in genere. Questo è un settore strategico che per noi rappresenta veramente l'obiettivo primario nelle attività di investigazione. E rappresenta l'unico strumento, l'unico grimaldello per contrastare una criminalità, quella 'ndranghetista, che a ragione viene ritenuta la più ricca del territorio nazionale. Non scopriamo nulla, ormai questo è un dato che possiamo ritenere acquisito e quindi per noi questo diventa veramente un obiettivo strategico. E lo dimostra il fatto che se andiamo a ritroso, a vedere tutte le operazioni di sequestro e confisca che hanno riguardato questo triennio, beh, con legittima soddisfazione abbiamo complessivamente, diciamo che abbiamo sequestrato e confiscato patrimoni per 1 miliardo e 262 milioni. Valutazioni
valutazioni queste che vengono fatte secondo le regole proprie dell'economia aziendale, e quindi sulla base di queste valutazioni vi possiamo dire che i patrimoni confiscati e sequestrati veramente da parte nostra negli ultimi 3 anni sono patrimoni importanti, patrimoni rilevanti. Naturalmente noi non siamo impegnati solo nel settore del contrasto ai patrimoni illeciti, come sicuramente saprete, i nostri obiettivi sono anche quelli delle investigazioni giudiziarie. Nel corso dell'anno nel corso del triennio abbiamo svolto operazioni importanti, l'operazione Gambling insieme alle altre forze di polizia, l'operazione Breakfast e gli sviluppi successivi alla esecuzione delle misure che è avvenuta l'8 maggio 2014. Ma abbiamo anche un importante contrasto, un'importante attività di contrasto nel settore dei pubblici appalti. In particolare il nostro ufficio è fortemente impegnato con la prefettura di Reggio Calabria e con le altre prefetture del territorio nazionale che ci richiedono informazioni e approfondimenti su soggetti di interesse, diciamo, interesse amministrativo. Per avere un'idea del nostro impegno, nel corso del triennio abbiamo processato la bellezza di 27.000 trattazioni che hanno riguardato ovviamente contesti imprenditoriali oggetto di approfondimento amministrativo da parte delle prefetture. Ultimamente, possiamo dire, nel corso dell'ultimo anno e mezzo, la prefettura di Reggio ha emesso circa 50 interdittive antimafia, questo lo possiamo dire perché è un dato di più, addirittura 130 interdittive antimafia. Ovviamente con il contributo di tutti gli appartenenti alle forze di polizia ed anche da parte col contributo anche del nostro ufficio. E questo è un settore strategico perché l'infiltrazione del tessuto economico è un problema rilevante per il nostro territorio e quindi è indispensabile svolgere un'azione efficace e incisiva anche da questo punto di vista. Essendo la DIA peraltro un ufficio interforze che raccoglie, diciamo, le informazioni, i dati di tutti gli organismi investigativi delle altre forze dell'ordine, la DIA riesce a trasmettere alle prefetture un quadro informativo molto completo di quelle che sono le risultanze, diciamo, di interesse ai fini del rilascio o meno della certificazione interdittiva. Quindi il nostro lavoro in questo campo è ritenuto estremamente importante perché è appunto strategico per prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso all'interno delle strutture aziendali che operano in questo territorio. Questo in sintesi quello che vi volevo dire per quanto riguarda la confisca che ha riguardato Passaracqua e le attività di repressione svolta al nostro ufficio nel corso del triennio. Se vogliamo poi dare uno sguardo al 2017, i sequestri e le confische solo quest'anno con quelle 15 operazioni di vaccinato sono esattamente pari a beni del valore di 182 milioni solo nel 2017. Insomma, come vedete, non stiamo con le mani in mano, cerchiamo di fare la nostra parte nel miglior modo possibile. L'altra cosa che volevo dire, ed era anche questa l'occasione per un saluto, per un punto di situazione, da domani lascio la direzione del centro operativo di Reggio Calabria per raggiunti i limiti d'età. Nell'ambito del corpo della Guardia di Finanza, come forse saprete, lo fa dicevo ai vostri colleghi, c'è il limite dei 60 anni, quindi col compimento dei miei 60 anni devo lasciare la trincea e quindi questa è l'occasione propizia per ringraziare tutti voi, tutti i giornalisti che hanno operato in questo territorio, per l'opera di informazione preziosa e puntuale che è stata svolta in questo territorio. Quindi grazie per quello che avete fatto, per la vostra puntualità e per la vostra professionalità. Grazie. Se volete fare qualche domanda, prego. Io volevo una conferma sul numero che avevo prima per quanto riguarda le interdittive. Hai detto, se non sbaglio, 130 in un anno e mezzo. Da quando si è insediato il nuovo prefetto?
Quindi 130 in un anno e mezzo, giusto? Corrisponde. Le imprese sequestrate, mi pare che al Cenero ce n'è una che si occupava anche della ristorazione a bordo di navi traghetto, sì. Ovviamente parliamo di navi sì. Che portavano dei turisti, immagino, quindi la possibilità che aveva in appalto. Sì, però quota di partecipazione, 30%. Ok, grazie. Ed è una, come dire... La prima, la cap service. Sì, ma con riferimento agli anni... diciamo del coinvolgimento di Passalacqua in Meta, quindi anni che furono, o è attuale ancora questa, ovviamente era già sequestrata l'azienda eccetera eccetera, volevo capire, è comunque rimasta nel, chiamiamolo, appalto all'interno della Galante Tourist, seppur già, ripeto, colpita da problemi di sequestro e procedimenti privati. Per quel 30% c'è un amministratore giudiziario delegato che ovviamente si cura della gestione per la quota di partecipazione alla società, che ripeto è del 30%, che non riguarda le altre quote ovviamente. Quindi vuol dire ha continuato anche in questi anni? Sì, 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 la TAP è operativa, okay. Ovviamente per la quota parte del 30% c'è l'amministratore giudiziario che ovviamente conduce le sue attività gestionali dell'azienda. Posso fare un'altra domanda? Sì. Più che altro un parere, volevo chiedere, che sì, sempre sulla vicenda interdittive, perché se ne discute molto e volevo una sua opinione. A volte assistiamo a quasi un paradosso, nel senso che per quanto riguarda le interdittive sono uno strumento preziosissimo per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata, però allo stesso tempo quando un'azienda è così, come dire, ci sono elementi così forti come nel caso di Passalacqua e molti altri, viene sequestrata e continua a lavorare con l'interdittiva che ha un grado di pericolosità diciamo inferiore, l'azienda arriva a chiudere molto spesso. Quindi il paradosso che può sembrare, vorrei un suo parere, e quindi si fa un gran parlare, insomma, è che quando diciamo ci sono elementi di maggiore gravità, l'azienda comunque sotto un amministratore continua a lavorare e vengono talvolta anche ovviamente salvaguardati i lavoratori. Con un grado inferiore di coinvolgimento, l'azienda invece viene bloccata e al di là di colpire il soggetto, i soggetti vicini, fa farne le spese, da qui le polemiche anche di i lavoratori. Volevo un suo parere sul punto. Allora, la normativa in materia di certificazione interdittiva non prevede solo la certificazione interdittiva e quindi la esclusione dell'azienda da quello che è il contesto. Solo per il pubblico, sì. Solo per il pubblico, cioè, la contrattazione con la pubblica amministrazione. Esatto. Ci sono altre forme, no, di controllo da parte della pubblica amministrazione nei confronti delle società che possono presentare un fattore di rischio di infiltrazione. Quindi è diversificato il profilo del rischio e che riguarda nella fattispecie soltanto il settore dei pubblici appalti. Se vuoi aggiungere qualche altra cosa tu, e lui si occupa della questione del... Quanto riguarda, diciamo, le interdittive antimafia, quello che viene colpito sostanzialmente è l'aspetto del rapporto con la pubblica amministrazione, per cui una ditta, diciamo, che riceve un'interdittiva antimafia può continuare a lavorare sul mercato privato, gli viene precluso, diciamo, quello che è la contrattazione con la pubblica amministrazione. Ci sono però degli strumenti come l'articolo 32, che è uno strumento di sostegno alla ditta che ha in essere un appalto, per il quale c'è interesse per quanto riguarda la sua prosecuzione, sia per quanto riguarda il compimento dell'opera che per quanto riguarda la salvaguardia dei livelli occupazionali. Quindi voglio dire, l'interdittiva sì, è vero che colpisce, e in questa provincia ha colpito moltissimo, diciamo, il tessuto produttivo, però un tessuto produttivo che molto spesso si avvale di diciamo, regole che sono fuori dal mercato ordinario. Però nel caso in cui ci fosse necessità e ricorresse dei presupposti per la per il completamento dell'opera, sì, si ricorre all'articolo 32 che dà un sostegno alla
all'impresa, la cui gestione viene affidata a un commissario, a una terna commissariale che a compimento opera. Quindi vuol dire, per quanto riguarda la salvaguardia degli interessi della collettività, questo strumento garantisce che vengano salvaguardate e quindi completate l'opera, se possibile, se ci sono ovviamente i presupposti. Grazie. Attenzione che con le misure di prevenzione il parallelismo si impone, perché nell'ambito prevenzionale è vero che l'azienda continua a svolgere la sua attività sotto la direzione dell'amministratore giudiziario. È anche vero che diciamo, il quadro degli impiegati, degli operai continua regolarmente a lavorare, ma alla fine della procedura l'azienda, se vengono confermati gli elementi indiziari a carico del proposto, passa allo Stato. Quindi diciamo, qui siamo di fronte ad un presidio normativo molto preciso, puntuale e che riveste anche una certa importanza, e ce lo riconosce la comunità internazionale, che spesso attraverso alcuni paesi ci chiedono esattamente come funziona questo sistema della prevenzione nel settore patrimoniale. Invece nell'ambito della certificazione interdittiva viene, come dire, intercettata solo la fase della gestione di un appalto. Poi è chiaro che un'azienda, se subisce un'interdittiva, chiaramente ne paga le conseguenze, ma chiaramente non si arriva al sequestro e manco alla confisca, quindi diciamo che sono due livelli diversi, no? Di presidi antimafia che servono ovviamente a impedire che si possa verificare un rischio di infiltrazione. Penso che il collega però si volesse anche riferire, altrimenti un rischio io, al paradosso per le aziende private, ad esempio il tipico il bar che con l'interdittiva antimafia è costretto a chiudere completamente l'attività, non ha altri, mentre lei faceva l'esempio dell'azienda, diciamo, che lavora con gli appalti pubblici, dice continua a lavorare con quelli privati. Invece il paradosso si pone per le piccole aziende come il bar, come i negozi, le attività commerciali, sì, diciamo, in generale. Il bar è chiuso, ma gli impianti, il locale, insomma, restano sempre nella disponibilità del soggetto, insomma, mentre il presidio normativo antimafia, quello insomma, è più pesante, insomma, sì. Incide più efficacemente nelle libertà imprenditoriali dei soggetti interessati. Questo intendevo dire. Grazie. Se non ci sono altre domande, abbiamo preparato un piccolo